della Unione Sportiva San Luigi, con la quale abbiamo collaborato per realizzare questi incontri, che hanno un tema molto esplicito: Metti Cristo. È uno slogan, un ritornello che sta accompagnando un po' il nostro anno pastorale insieme a quello dei talenti, ed è la ripresa di alcune affermazioni ricorrenti che Papa Francesco ha fatto ai giovani a Rio de Janeiro: vota Cristo, vota fede, metti Cristo, metti la fede nella tua vita. È una cosa forse scomoda, forse inusuale, ma crediamo che oggi sia importante, anzi fondamentale, per la nostra vita e anche per il contesto in cui questi quattro incontri si vogliono muovere. È il contesto dell'educazione, un campo quanto mai impegnativo per genitori, allenatori, educatori d'oratorio, allenatori sportivi, un campo difficile nel quale entriamo questa sera guidati dalla guida sapiente di Giorgio Prada, che poi si presenterà meglio da solo. Io dico semplicemente insegnante, professore, collaboratore con l'Università di Milano Bicocca, giusto? Pedagogista di formazione, scout da sempre, direi, per passione, e soprattutto un genitore, un educatore convinto. Quindi la sua testimonianza, la sua relazione di questa sera non sarà solo una relazione dettata dalla sua formazione, ma anche dalla sua esperienza di tanti anni in ambito educativo. A lui abbiamo chiesto questa sera di sfatare un cliché, sfatare un mito, cioè che in campo educativo si possano ripetere in maniera ricorsiva dei cliché con i quali magari lungo decenni abbiamo educato, abbiamo fatto crescere le giovani generazioni. Il suo intervento cercherà un po' di illuminarci in questo, quindi non mi dilungo oltre, gli lascio la parola. Grazie. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Mi alzo perché è meglio, no? Ci si addormenta. Il titolo è quello sotto. Cristo, lo lasciamo un attimino da parte. Poi sono appena stato intervistato su questa questione che mi ha lasciato. Siete usciti con il mangiare ancora qui, no? Ecco, a me me l'ha procurato perché dice domandone, cioè se Cristo l'educazione, questa roba qui. Sono anni che non faccio più un discorso del genere e che non ci penso più, mi ha lasciato, devo ripensarci, ho detto, non so rispondere alla domanda. Però ho risposto di no. Adesso provo a spiegarvi un po' di cose al riguardo. Per me che ormai di mestiere faccio il pedagogista, bisogna che lo dico perché uno dice, cosa fa il pedagogista? Ah sì, è quello che si occupa dei bambini. Almeno chiariamo subito anche questa cosa qua. No, non mi occupo di bambini, ne ho avuti ma non me ne occupo. Si potrebbe fare questa cosa, dire che quando voi a casa, parlo ai genitori ma anche agli allenatori, ci sono degli allenatori? Guardo le tute, eh? Ok. Quando voi fate il lavoro del genitore, dell'allenatore, volete insegnare qualche cosa, eccetera, siete lì con i vostri ragazzi, bambini, no? E fate il lavoro educativo. E quando sei lì, loro ti guardano, ti osservano, ascoltano, oppure per niente, e tu allora hai il problema di richiamare l'attenzione, no? Ma sei lì con loro. Non c'è tempo quando sei lì con loro per pensare a cosa stai facendo, lo devi fare. Ma posso uscire questa sera per andare a casa del Torino che sta? Aspetta un attimo che vado a prendere l'enciclopedia del bravo genitore che non ti so dare la risposta. Aspetta. Non si fa così a educare. Ti fanno una domanda e si aspettano la risposta. Chiedono che tu sia presente e si aspettano delle cose. Cioè non c'è tempo per riflettere quando si fa educazione, bisogna farlo. Ma allora che tipo di sapere è l'educazione che tutti facciamo?
È più un sapere o è una pratica? Chi è che insegna ai genitori a fare i genitori? Chi insegna agli allenatori a fare gli allenatori? Perché funziona così? Mi sembra di ricordare, almeno nella pallacanestro, sono allenatore, eh? Nella pallacanestro funzionava così. Te impari a giocare. Quando ti sei stufato di giocare, vai ad allenare. E sei capace di allenare perché sapevi giocare. A guardare certi allenatori viene da pensare che non è vero, no? Che non è mica vero che sono capaci di giocare. Eppure lo sappiamo che ci sono allenatori che non hanno mai giocato e sono bravi ad allenare. Però normalmente viene da pensare che il lavoro educativo è una roba che si impara facendo. Ecco, adesso però allora i genitori dovrebbero rispondere alla domandona. Chi è che gliel'ha insegnato? Quando è che siete stati genitori prima di fare genitori? No, perché l'allenatore sì, ha giocato. Quando è che ci siamo allenati noi genitori a fare il genitore? Ecco, questo genere di domande se le pone un pedagogista. Avete capito cosa faccio io? Mi faccio le domande su che cosa, sui problemi educativi e cerco di darmi delle risposte. Perché se riesco a darle a me, facile che servano anche qualcun altro. Se non riesco a dare risposte a me, nel mio lavoro, non posso essere utile a nessuno. Pedagogista di mestiere riflette sul lavoro educativo. Questo è il mio mestiere. Perché dovrei saperne più di voi? E chi l'ha detto? Dice, ma perché l'hanno invitata allora? Ecco appunto, semmai questa potrebbe essere la domanda, no? Perché mi hanno... Perché dovrei saperne... Boh, se è un sapere pratico, ogni tanto viene fuori questa questione, eh? Ma i suoi figli cosa pensano di lei? Che è un modo birichino per dirti, ma quanto sei capace di educare? Ce li hai i figli? No, perché se non c'hai i figli stai a raccontare, no? I preti, infatti, no, ma noi abbiamo tutti i ragazzi della parrocchia come figli. Sì, un conto è averli in casa, un conto che poi alla sera se ne vanno via. Io rispondo sempre: oh, l'unica cosa è chiedere ai miei figli come sono come padre. Non posso certo rispondere io come sono con i miei figli. Se ci riesco, se ci sono riuscito, 18-23 in questo momento, per cui siamo fuori da un po' di problemini, ma insomma, si finisce mai di essere genitori, no? Quando? Ecco, io non lo so, insomma, no? Cioè, se parlo con cognizione di causa, se riesco a dare questa sera delle cose utili a voi. Certo che le studio, vabbè, ecco, questa è l'unica cosa che posso dirvi, cioè queste cose me le smazzo dalla mattina alla sera, è il mio mestiere, un po' ne so, però dovete dubitare di chi ne sa e non pratica più. Perché davvero quando io pongo dei problemi ai genitori di bimbi piccoli, per esempio, oggi ho il problema di... Ci sono passato, ma i bimbi piccoli di oggi non sono i bimbi piccoli come i miei figli. E allora devo stare attento. Non parlo dunque per esperienza, eh? Non solo per esperienza. È vero, di esperienza educativa ne ho tanta alle spalle, eh? Ho fatto più o meno nella mia vita solo questo. Educare, 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 no? A vari livelli, nei vari... È il mio mestiere, insomma, no? Adesso appunto ci posso riflettere. Però su questa questione del tempo adesso proveremo subito a intrecciarci, capirete perché sto dicendovi attenzione a chi non ha la pratica sotto mano, ha soltanto le idee, la riflessione. Ora, è pur vero che se io fossi stato, scusate, ce l'ho là e voi no. Però fate conto che lì l'avrà fatto qualcuno, no? Quel Cristo lì. Se fossi stato un artista, ce l'ha il dipinto, se fossi stato un artista, o ero bravo di mio o andavo a bottega. La maggior parte degli artisti andavano a bottega, quelli bravi.
E ci sono delle botteghe eccezionali nella storia dell'arte, no? Delle botteghe, Verrocchio, mamma mia. Cioè andare a bottega da quella gente lì voleva dire portarsi a casa il futuro quasi assicurato, bastava avere un po' di mano. E che? I maestri di quelle botteghe cosa facevano mentre pintavano? Non insegnavano ai giovani allievi? Come funziona la bottega? Uno, se è un bravo pittore, uno, se è un bravo giocatore, uno, se è un bravo figliolo, gli basta per insegnare a un altro ad essere un bravo pittore, giocatore, figlio? Vero o no? Quanti genitori conoscete? Io ne ho conosciuti tanti, ma credo anche voi, che sono stati bravi genitori e hanno avuto dei figli che uno dice, mamma mia. Balotelli. Chi è il suo allenatore? Parliamone, perché uno dice, porca miseria, no? Non sono milanista, dunque sono affari dei milanisti. Però parliamone, no? Perché è stato a un certo punto un problema. Addirittura di rilevanza nazionale, come sappiamo, no? Se ne è parlato, no? Quella testa calda, quel a troppo. Si è partito il dibattito fra la gente su che cosa significa educare un ragazzo d'oro, coi piedi d'oro come quello, no? Ma avete visto che non se ne è venuti a capo e non c'è la soluzione? E a un certo punto tutti zitti, speriamo che duri, speriamo che i mondiali faccia gol, speriamo. Ma il problema non è risolto. Magari nessuno ci ha voluto mettere mano, educativamente parlando, capite? Cioè non basta un bravo allenatore per tirar fuori il campione. Il campione ce l'ha di suo, ce l'ha nei piedi, magari è capace da solo, no? Cioè l'educazione è una cosa un po' più difficile. È una cosa pratica, ma difficile. Se noi pensiamo che sia una cosa semplice, che si possano, che so io, tutti sono in grado di educare, basta un po' di buona volontà. Io non ne sono assolutamente convinto, se volete. E potrei cominciare a raccontarvi perché non è così. Ma si farebbe pesante la faccenda, no? Allora, questa è una premessa, giusto per prendere le misure fra noi. Dunque, questa sera non vorrebbe essere una conferenza. Io ho in mente di dirvi sette vaccate, sette. Sette si è facile da ricordare, vaccate non lo so, vedete voi se lo sono o meno, no? Però sette sì, sette cose che ho pensato per voi in funzione della domanda che ci eravamo fatti col Dom, insomma, cioè cosa vengo a raccontarvi del mio lavoro, della mia riflessione, eccetera, no? Allora, l'idea che lui ha già presentato, no? Cioè sradicare ingenue convinzioni, perché noi siamo davvero convinti in modo ingenuo di tante cose sull'educazione. Vi ricordo, non so, i più giovani no, ma ve la ricordate quella cosa che funzionava così? Prima della partita, niente sesso. I più vecchi se la ricordano, eh? In tutti gli spogliatoi vigeva questo ordine. È vero? No, è vero che accadeva, sì, ma la domanda è vero che niente sesso prima fa migliorare le prestazioni? Poi abbiamo scoperto che era una palla gigante, non è mica vero, no? E da lì in poi si è cominciato a dire, vabbè, ok, fate come volete. Però ogni tanto in educazione partono queste cose stupende che dicono tutti, immaginando che siano vere, e tutti le fanno, no? Ma poi sono veramente, appunto, vere, funzionano. Ecco, io ne ho sette questa sera, come si dice, no? Che ti stanno qui, ne ho sette che voglio proprio dire perché sono balle. Però vedrete. Ve le ritroverete anche voi nella testa, no? Perché sono talmente diffuse che si sono spacciate per verità, per delle cose importantissime, che se non segui quelle robe lì non educhi.
E io temo che, ecco perché, io temo che avere in testa cose di questo genere poi non si riesca a fare bene il lavoro educativo. Perché sono dei tappi, non consentono alla mente di pensare, di andare oltre. Sono dei tappi, sono delle cose che ti vincolano, sono degli pensieri che... E spererei non solo di convincervi che sono delle balle, e dunque a pensare ad altro, ma anche se... Ce la faccio, qui dipende da ciascuno di noi, no? Se ce la faccio anche togliendo il problema a liberare risorse. Quando io ho un problema, a testa cosa fa? Sempre lì sta, no? E si perde una marea di tempo. E incontro l'amica e glielo dico. E incontro l'altra, talmente tanto che i nostri amici a un certo punto sono stufi perché dicono, ah, ancora viene quello, adesso mi attacca col solito bottone. Quando abbiamo un problema noi... Però questa cosa non funziona in educazione perché se io ho un problema che non riesco a risolvere in educazione e continuo a menarmela, non lo sto risolvendo il problema perché continuo. Immaginate se il portatore di questo problema non fosse un di noi. Non fossero 5 o 6 di noi, ma fosse un'intera comunità cristiana. La Chiesa intera dentro in queste cose che non riesce a risolvere perché? Perché sono sbagliate di fondo. La Chiesa si blocca, non fa la pastorale perché è bloccata su queste convinzioni strane che non le permettono di agire. Cioè sarebbe grave, eh? È grave quando capita a ciascuno di noi. Ma se è più grave, se c'è un'intera comunità e allarghiamo il campo. Ecco perché proviamoci. Mi interrompete se non capite? Uno, diciamo così, uno. Educare è cosa del cuore, basta voler bene ai ragazzi per educarli. Lo dico nel mio dialetto, savoir per educare. Ci vuole. Basta volergli bene a questi ragazzi. Si risolvono tante cose volendo bene alle persone. Se bastasse, non è così. Questo è un grande inganno, primo grande inganno, non è così, non basta. Ora, attenzione, non è che non bisogna, è che non basta, non è sufficiente. Se bastasse, io mi troverei con dei ragazzi e delle ragazze che quando hanno una buona relazione educativa con persone competenti dal punto di vista educativo, non spalancano gli occhi dicendo: ma allora esiste un adulto che mi dà retta? No, perché i ragazzi di oggi, le ragazze di oggi, non sono abituati ad adulti che gli danno retta. Sono abituati ad adulti che danno, ma non retta. Gli adulti oggi sono, tutti noi siamo in difficoltà con i tempi di lavoro, con un sacco di cose che ci siamo inventati, per cui abbiamo enormi sensi di colpa nei confronti dei figlioli e tendiamo a dare. Come se si trattasse di restituire ciò che noi abbiamo rubato loro, no? Lo sappiamo, abbiamo senso di colpa, gli restituiamo un sacco di cose, dunque diamo. Ma gli affetti sono un'altra cosa. Non basta in educazione voler bene alle persone per educarle. E lo sappiamo da quando abbiamo cominciato a incontrare ragazzi ai quali non è stato voluto bene e hanno cominciato a prenderci male. Tutto è facile, se tu pigli un bimbo, una bimba, e lo riempi di affetti, il bimbo o la bimba, crescendo in quell'ambiente di affetti, restituisce affetti. È così facile. Ma se si interrompe il flusso? Se tu becchi a catechismo piuttosto che in squadra, piuttosto che no, un ragazzino o una ragazzina ai quali non è stato dato, questo ti pianta dei guai di quelli grossi e tu lo guardi dicendo: ma come? Con tutto l'amore che ti ho voluto, come se fosse colpa sua, con tutto
tutto il bene che ti ho voluto. Grande ricatto, parte l'affetto, parte il ricatto affettivo e così siamo educati il ragazzo. È facile, eh? Lavorare, educare i ragazzini quando sono belli paffutelli, quando tu sorridi loro sorridono. Provate a educare una persona antipatica come la... Antipatica, proprio quello antipatico, ecco. Stai con quel ragazzino lì. Sei capace di starci? Se sei capace di starci, allora gli affetti sono importanti in educazione, basta volergli bene. Però bisogna sapergli stare. Se hai a che fare con un ragazzino che te ne pianta ogni giorno una, viene voglia di mandarlo via dal gruppo, che così almeno gli altri non vengono toccati da questa mela marcia. Partono una serie di cose dentro. Voler bene alle persone vuol dire giocare con gli affetti, no? E se noi non siamo capaci di giocare questo gioco, e ci capita appunto una condizione di questo genere, il rischio è che gli affetti facciano davvero male ai ragazzi. E i ragazzi si troveranno di nuovo, anche all'oratorio, con adulti che li tradiscono, che non sanno reggere. I ragazzi di loro fanno gli antipatici per mettere alla prova l'adulto. Se l'adulto regge la prova, allora diventa simpatico di colpo. Se non regge la prova, uno sfigato. Finita. Gli affetti soltanto non bastano. L'educazione è cosa del cuore, ma attenzione a maneggiare bene questo piccolo particolare. Uno. Due. L'educazione non deve mica seguire le mode. Si è sempre fatto così e così si farà sempre. Questa roba qui che adesso i ragazzi fanno, no, 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 l'oratorio è questa cosa qui. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che l'oratorio è quella roba lì? È così, no? Da sempre è così, no? Quando è che nasce l'oratorio? Ogni tanto ci dimentichiamo la storia, eh? Nel 1700 c'era l'oratorio? No. L'oratorio è nato, se l'ha inventato qualcuno? Prima non esisteva? E allora come si fa a dire che è sempre stato così? È una balla. Non è vero che l'oratorio è sempre stato così. E non è vero nemmeno che c'è sempre stato l'oratorio. E questo è il colmo. Ma io sono cresciuto all'oratorio, mio papà è cresciuto all'oratorio, siamo tutti cresciuti all'oratorio. Ho capito. Prima no. Se una cosa è nata ed è un'invenzione degli uomini, per quanto bella, può anche non esistere più. Scordiamoci che l'oratorio sarà sempre nei secoli a venire. Non ci sarà più l'oratorio. E perché no? Se l'hanno inventato, se ne può fare a meno. Non è come il cuore, o come il cervello. Facciamo a meno del cuore. Un rene, magari, un polmone va bene, ma il cuore no, e il cervello nemmeno. È fondamentale per esistere. Questa non è un'invenzione degli umani, ma l'oratorio è un'invenzione degli umani. Non è sempre esistito. È roba dell'Ottocento, tra l'altro, no? Nasce in certe condizioni storiche. Prima non c'era bisogno. Le condizioni storiche sono cambiate dall'Ottocento a oggi. Che ci sia bisogno di rivederlo? Sì, ma scusi, se facciamo fuori l'oratorio, cosa ci mettiamo al suo posto? Eccolo il problema educativo. Cominciamo però a dire che non è detto che si debba sempre fare così. Anche perché quella cosa bella che si è sempre fatto così funziona in un certo modo, a pensarci bene. Adesso vi racconto la storia di tutti noi. Proprio tutti quelli, tutti di età, no. Però bisogna averci almeno 25 anni. Come siete messi voi due?
Infatti, a naso. Fate finta di avere 20. Quando avrete. Bisogna averci almeno 25 anni per capire questa storia qua, no? Funziona così. Io nasco, cresco. La pubblicità dei pannolini, avete presente? Nasco, cresco e faccio un'esperienza dentro l'oratorio, per esempio, no? Io fino a 14 anni sono stato io, non è una palla, io. Poi nasco, cresco dentro l'oratorio, faccio la mia esperienza, mettiamo che vado avanti fino a 25, sto sempre dentro l'oratorio. Quando arrivo a 25 anni, mi chiedono, per esempio, no? Perché non fai tu l'animatore dell'oratorio? Un po' tardi, ma insomma, no? Datti un po' da fare nell'oratorio, eccetera, eccetera. Pronti? Sono qua. L'hanno fatto con me, sono pronto a farlo anche con gli altri, no? Che è proprio la logica della gratuità, del dono, no? Hanno regalato il loro tempo e le loro energie a me, adesso è il mio momento per regalarli a mia volta agli altri. Perfetto, bellissimo. Bene. Cosa fai? Come cosa faccio l'oratorio? No, no, ma cosa fai tu, 25enne? L'oratorio, no? Cosa vuol dire? Faccio le stesse cose che hanno fatto con me. Come le stesse cose? Nel frattempo quanti anni sono passati? Non è passata una generazione? No, perché poi questi qui, i 25 anni, sono quelli che si lamentano. Alla prima vanno dal don e dicono, questi adolescenti, non sono più gli adolescenti di una volta. Le ragazze! Don, ma noi a quell'età lì facciamo mica quelle robe lì, Ma... Cambia una generazione e senti i ragazzi e le ragazze 25enne comportarsi da adulti, da persone che, avendo compiuto un ciclo, sono capaci di guardarlo a distanza, finalmente, e notano subito le differenze. Ve la ricordate, mamme, la stagione dei pantaloni a vita bassa? Scandalo. Peli pubblici esposti, Schifezza. Signora, ma quando lei aveva 15 io mai quelle robe lì, mai quelle robe lì, so, per l'amore del cielo, quando lei aveva 15 anni i pantaloni di vita bassa non c'erano, dica la verità, non c'erano. Mi risulta che le gonne però erano leggermente corte. E vabbè, ma cosa vuol dire? Allora era il tempo delle minigonne, no? Appunto. La mamma, diventata grande, è capacissima di legnare la figliola perché abbassa, ma non ricorda che lei alzava. E scusate, i due movimenti non è che siano molto diversi, è vero? Però guai a riconoscerlo in me. Sono passato ad essere 25enne e non posso ricordare come io ero. Certo che loro sono diversi da me. Magari è cambiato il mondo intorno. E allora perché dovrei rifar fare loro le stesse cose che ho fatto io? Perché dovrebbe essere buono? Perché se hanno funzionato con me, devono funzionare anche con loro. Va che è una bella pretesa, Se così fosse il mondo non cambierebbe mai, non evolverebbe mai, non migliorerebbe mai. Ecco l'inganno. Non si può pensare in educazione che siccome le cose sono fatte una volta devono essere sempre rifatte. Grande inganno, si ingannano soprattutto i ragazzini, facendogli immaginare che il mondo è sempre stato in un certo modo, quando invece anche noi. Perché poi basta giocare, no? Questo gioco del 25enne in là, lo fai scalare e ti ritrovi esattamente anche tu nella stessa condizione di quello che è. Se lo capisci bene, velocemente, bene, te ne liberi. E se non lo capisci, sarai sempre lì a lamentarti col don che non si fa più l'oratorio con una volta.
col cinema al pomeriggio. Perché Don, se facesse il cinema al pomeriggio, vedrebbe quanta gente sarebbe qua dentro. Ma sei scemo? Cinema al pomeriggio, ma negli anni 60 una roba del genere. Non è così che funziona. Oggi. Tre. Per educare bisogna trasmettere solidi valori. Ci mancherebbe altro. No. Infatti, mi hanno intervistato dicendo... Qual era la domanda? Dov'è che è il... Mi sono dimenticato la domanda iniziale che mi ha lasciato lì con il... Qual era la domanda iniziale? Riformala allo stesso modo, eh? Non fare il furbetto. Quanto e perché è importante mettere Cristo, cioè abbiamo detto poco Cristo, no? Cioè i valori, cioè di più Cristo addirittura, no? Dentro l'educazione, eccetera. Io non ho saputo rispondere. Non perché penso che non sia importante, ma perché non penso che sia il compito dell'educazione. Chiariamola anche questa. Cos'è un valore? Che uno dice, no? Ma sì, no, la pace, la giustizia... Capito. Ma perché tu dica che questo è un valore? Che cosa hai fatto? Perché se l'hai imparato, mandato a memoria, come facevamo noi col catechismo di Pio 11, 11 o 10? Quinto? No, sono mica così vecchio. 11, giuro. Mandavamo a memoria queste cose, no? Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, Signore, Padrone, se lo ricorda? Eh? Noi ci hanno insegnato così, i valori, a memoria. Li sapevamo tutti, facciamo le gare. All'oratorio ci facevano fare le gare di... Altro che l'eredità, no? L'eredità, una pippa, ste robe qua, noi, prima arrivavamo noi, no? C'erano i premi, eccetera. Champagne. Se si manda a memoria un valore, se te lo insegnano così, se imparare i valori vuol dire che si trasmettono in questo modo come fossero delle parole, c'è qualcosa che non funziona. Perché io ho scoperto, ma credo di essere in buona compagnia, che per me una cosa che ha valore è una cosa che io ho potuto sperimentare. Io dei rapporti est nord del mondo non ne so nulla, cioè le ho studiate ma non ho potuto sperimentarlo. Che cosa significa invece l'accoglienza, aprire le porte di casa tua per far posto a qualche sfigato eccetera? Questo posso dire che l'ho sperimentato, dunque ne so. Reputo valore una cosa che ho potuto sperimentare e avendola sperimentata dico questa è una cosa importante. So, non me l'hanno trasmessa, non l'ho imparata a scuola, non me l'ha detta il prete, manco il papa. Non mi è stata trasmessa. I valori non si possono trasmettere. Sono un'altra cosa. Sono merce preziosa, perché ha a che fare con l'esperienza. O tu ne fai esperienza, e allora il distillato dell'esperienza, il ragionamento che fai su questa cosa che hai vissuto, lo chiamerai valore e lo dirai in giro. Guarda, questa cosa è importante. O se no, ne parli in teoria. È un'ideologia come tante. E i ragazzi se ne accorgono, se racconti balle. Dove balle non vuol dire che tu racconti storie nel senso brutto del termine, cose che non hai vissuto. Però le chiami valori. Il valore della famiglia. Scusate, quanti sono quelli che hanno parlato di valore della famiglia in questi anni, tutti separati? Un buono per l'amor del cielo, Non ce l'ho con i separati, ma provate a pensare alla televisione. Chi erano quelli che ci facevano i discorsi sui valori della famiglia? Dove sono finiti? No, che maestri possono essere questi per i nostri figli? E per noi? Che ci abbiamo creduto magari? No, è pesante, questo devasta. Non si può educare ai valori immaginando che i valori si trasmettano, come si trasmettono le poesie a scuola imparate a memoria, no? No. Ma allora,
allora l'unica possibilità perché i nostri figlioli, i nostri ragazzi, eccetera, imparino i valori è che li possano sperimentare. Ma ci vuole un sacco di tempo, Ci vuole un sacco di sforzo. Si chiama educazione, ma è detto che è una cosa facile. Devo creare, io, educatore, le condizioni. Come si fa a insegnare il fair play? Cosa vai, glielo dici? No, Ciccio, guarda che quando il giocatore sta per andare in gol, eccetera, tu non lo devi fermare. Tu gliel'hai detto, sei convinto di averlo educato. Ma no, ma non è così. Se fosse così, io credo che tutti gli allenatori dicano queste cose ai loro... Eppure domenica, perché allo stadio ci tocca rivedere delle cosacce? Perché non basta dirlo. Il valore non si può trasmettere. Faglielo un po' vivere. E cosa vuol dire farglielo vivere? Ecco che abbiamo il problema. Come si fa a far fare loro delle esperienze che gli faranno scoprire che quello è un valore? Questo è il problema veramente educativo. 4. Si educa dando l'esempio. E anche questa, ragazzi, si educa dando l'esempio. Ma dai, ma... Ci avete mai pensato che i vostri figli, i vostri ragazzi, ci guardano sempre? Come sempre? Anche quando mi metto le dita nel naso? Lo sanno che ti metti le dita nel naso? Ma no, ma io ero convinto che no. Ne sanno un sacco i ragazzi di noi? E noi pensiamo di poter che funziona così, no? Abbiamo queste strane idee per la testa, no? Cioè, allora, fermi tutti i ragazzi, Adesso fermi lì, adesso vi do l'esempio. Sei scemo, non funziona così. Dare l'esempio è una cosa molto più bella, molto più seria, non si può ridurre a una formuletta del genere. Prima di tutto, siccome i ragazzi ci osservano sempre, anche quando dormono ci osservano, avete mai fatto caso? Cioè, ma com'è che? No, guarda che t'ho vista te fare quella cosa lì. Quando? Ma se dormivi. Te non ti preoccupare, t'ho vista. Che miseria, ci vedono se, appunto. I bambini poi sono terribili da questo punto di vista, Arrivano dappertutto con le loro occhiette, eccetera. Pensiamo noi di condirgli alla via, se... L'esempio è una cosa che si può dare solo giorno dopo giorno, mantenendo continuamente quel comportamento giorno dopo giorno e senza aver la pretesa di insegnarlo. Funziona così. Sparecchiate la tavola. Sì, no, dopo... E allora mamma si mette e comincia a piegare le tovaglie. Un giorno, due giorni, tre giorni, un mese, un anno, 5 anni, 10 anni. Dopo 10 anni di sto lavoro ancora non hai capito che quando finiamo di mangiare devi... Te l'ho sempre fatto vedere io? Possibile che tu non segua il mio esempio? Non funziona così l'esempio, vedete? Se funzionasse così l'esempio... Però, pensateci bene, se funzionasse così vorrebbe dire che i bimbi sono come i cricetini o come le scimmiette che imparano per ammaestramento, per imitazione. È vero che non è così. Ma allora com'è? Bisognerà aspettare quando quell'esserino o quell'esserina che sono i nostri figlioli avranno il problema di una casa. È lunga, ma certo, ma è lunga, ma funziona così. Perché allora, potendole osservare in segreto, ci si tolgono di quelle soddisfazioni, l'assicuro, che vedi questo donnino, questo omino che si comportano esattamente come tu hai fatto in questi ultimi 20 anni della tua vita. Però li vedi, piegano questa tovaglia e dici... Questo è dare l'esempio, allora. Non è una roba che tu pensi, no? Cioè, devo dare l'esempio ai miei figli, allora... Ma va... È la vita di tutti i giorni che tu fai e rifai.
Perché non dare l'esempio è. Allora ragazzi, stasera la mamma è stanca, papà mette a posto la tovaglia. Oh, metto io a posto la tovaglia, avete capito tutti, eh? E metto a posto la tovaglia, ho dato l'esempio. Cretino. Non è dare l'esempio. Dare l'esempio in educazione è una roba faticosissima giorno dopo giorno e tu non te ne accorgi nemmeno. I ragazzi ogni tanto arrivano, eh? E ti fanno la domanda. Io ho imparato questa cosa da te. Quando? Cioè, come dire, ma quando se non te l'ho mai insegnata? Non ti preoccupare, l'ho imparata. Perché noi abbiamo tenuto un comportamento con loro sempre uguale, costante. E questa cosa è passata. Solo che te ne accorgi, mannaggia, sempre dopo gli esami, non prima. È importante ricordare continuamente ai propri figli le cose più importanti. Ma anche no, ma proprio per niente. Questa è la più divertente secondo me, no? Sapete come funziona? Te l'ho detto mille volte di non fare quella cosa lì che... E lì siamo anche deficienti. Perché se io dico te l'ho detto mille, vuol dire che le prime 999 non sono andate, è inutile. E allora perché dico 1001? Lo so che non funziona, però lo dico lo stesso. Come se il ripetere continuamente le stesse cose fosse efficace. E il figlio dice, sì, lo so, me l'hai già detto e basta. E si convincerà perché noi abbiamo usato 1002? Tranquilli, no. Non serve a nulla la parola in educazione. Ripetere continuamente, stai attenta quando giri la curva che c'è. Sì, mamma, lo so. Basta. Non serve a nulla. Anzi, è pesante. Non abbiamo il tempo, ma se andiamo... Fra i Sirach, nei libri vecchi della Bibbia, eccetera, ci sono di quegli esempi spassosissimi al riguardo sui figli e sui padri, no? Che rompono i maroni ai figli con delle pretese assurde, no? Non funziona così l'educazione. Le parole dette non sono educative, perché le parole sono simili ai valori. Occorre l'esperienza. Esperienza sì, che educa. E le ultime due, nessuno educa nessuno, ci si educa tutti insieme, facciamola finita, l'educazione non esiste, no? Si diventa grandi lo stesso. Vero, stavolta vero. Speravate, di dire no, è falso, invece è vero. Diventiamo grandi lo stesso. Se ci danno da mangiare diventiamo grandi. Mangia che diventi grande, ecco infatti. Com'è che certi ragazzini che hai visto l'oratorio quando erano 5 anni, poi te li trovi 15 anni irriconoscibili? Sono diventati grandi lo stesso, anche senza venire all'oratorio. Non è che se non vengono all'oratorio smettono di crescere, crescono. Anche qui. Vuol dire che dobbiamo finirla col fatto che ci sarebbe una buona educazione e una cattiva educazione, che ci sarebbero dei programmi educativi. Scusate, dei programmi televisivi educativi e dei programmi televisivi diseducativi. No, formano tutti e due. Si diventa grandi comunque. Eh sì, però voglio vedere come diventi grande. Sei diventato grande lo stesso. Perché non è soltanto quello che educa. Ciò che educa è tutta questa massa complessa di cose. È per quello che è difficile educare. Nessuno di noi singolarmente è in grado di fare l'educatore. Possiamo svolgere un ruolo educativo, ma riuscire a educare una persona, uno di noi, togliete la testa, è troppo difficile, non ce la si fa. Siamo in un mondo, tra l'altro, molto forte da questo punto di vista. Dunque i messaggi che arrivano da soli, niente. Forse insieme. Forse più genitori insieme.
No, perché io vorrei che la mia Sara facesse questa cosa, ma poi penso sempre che se io dico di no, poi sono l'unico genitore e ne faccio una spiantata, mica posso. Mi viene fuori emarginata sta povera bimba. Allora anch'io, come tutti gli altri genitori, dico sì. Brava. È così che comincia la fine. Perché se tutti credono alla stessa cosa, nessuno più educa. Ma allora devo farne una spiantata? No. Magari senti gli altri genitori. Uno da solo non educa. Le persone diventano grandi lo stesso, più persone creano un ambiente educativo. Fra queste tre affermazioni, qualche verità ci deve essere. È che noi invece siamo convinti che l'importante è che io mi incarichi di tirar su bene i miei figli. Poi, sei matto pensare così, di riuscirci davvero. Tu se sei bravo non tiri su tuo figlio, tu se sei bravo ti allei con tanti altri genitori e insieme fate un buon lavoro per i vostri figli. Se poi ci fosse tutta una comunità cristiana sarebbe grasso che cola, ma se ci fosse, perché non c'è più neanche quella, ma non qui, dappertutto. L'idea di comunità dove si condividono le stesse. L'unica cosa che ci tiene insieme forse è Gesù Cristo, forse. Forse. Siamo in un mondo davvero che si è reso molto difficile dal punto di vista educativo perché manca il tessuto. Se abbiamo detto che si apprende, si impara dalle esperienze e c'è bisogno giorno per giorno della continuità delle esperienze e l'ambiente che c'è intorno fa A e il contrario di A, i ragazzini non capiscono, vanno in confusione, dunque crescono comunque ma da soli, in assenza di un prodotto. Il problema educativo. Ultima, sette, dato che erano sette, sette sono. È un'altra strana questa, eh? Solo l'esperienza educa. Sembrerebbe di sì, no? Cioè, l'importante è che i miei figli facciano delle esperienze, perché l'esperienza educa, no? Questo è vero. Tutte le esperienze educano allo stesso modo? Educano, sì. Allo stesso modo? No, producono effetti diversi. Ora, che mio figlio faccia quel tipo di esperienza e che faccia l'altro tipo di esperienza comincia a essere già un problema. E allora il genitore modello che cosa fa? Gliele faccio fare tutte. Non gli faccio mancare niente. E lo riempio di esperienza. Così almeno c'ha la scuola, poi ci avrà il corso di, il corso di, il corso di, la catechesi, poi c'ha il corso di e il corso di, questo è lunedì, eh. Martedì c'ha altri corsi, altre cose. Non gli facciamo mancare nulla, perché guai a fargli mancare qualcosa ai nostri figli in termini di esperienza. Solo l'esperienza educa, lo riempio di esperienza e diventa grande. È vero, abbiamo detto che è vero. Non è che questo sia diseducativo, questo educa. Forma un certo tipo di persona, questo sì. Forma quel tipo di persona che oggi al mercato va benissimo, abituato già alla flessibilità. Che tu gli chiedi un impegno dalle 5 alle 7, ci sono. Che tu gli chiedi un'altra cosa, ci sono, perché è abituato. Sa fare più cose contemporaneamente, perché l'abbiamo abituato a stare su matematica e nel frattempo guardarsi. Funziona. Già pronto per il mercato. Sicuramente non abbiamo fatto uno spiantato, eh? Domanda: quando questo ragazzo, quando questa ragazza avrà dello zero tempo, cioè del tempo vuoto, cosa ci fa? Ah no, l'ozio è padre dei vizi, nessun tempo vuoto. Guai! Se ha del tempo vuoto, chissà che cosa si va a venire in mente. Che magari cominci a pensare. No, perché quando pensa un ragazzo che fa un sacco di esperienze? Pensare, con la sua testa. Per poter pensare, per poter riflettere, non devo avere niente da fare, eh? Non a caso. Non a caso i filosofi gradivano, anzi, presidiavano, facevano in modo che il momento dell'ozio fosse una cosa fondamentale. E non a caso i monaci.
sezionavano la giornata, qui silenzio. Se no, quando penso a Dio? Se continuo a fare labora, 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 labora e mai ora, alla fine esco anche scemo, continuo a lavorare. È una cosa utile, perché in effetti così non pensi mai a chi sei. Continui a lavorare, guadagni un sacco, non pensi mai a chi sei, non pensi al tuo futuro. Un giorno ti ritrovi con la morte alle porte e ti domandi, oibò, che son vissuto a fare? Non lo so, è tempo di morire, ciao, è finita. Questa è la vita, l'esperienza di vita che consegniamo ai nostri figli. Questa è la dannazione, dell'essere umano. Non è vero che soltanto l'esperienza educa, se per esperienza intendiamo il riempimento del tempo di cose da fare. Ci vuole del vuoto. L'educazione ha bisogno che si crei del vuoto, nel vuoto la testa si libera e si pensa tutto, magari anche criticamente, magari anche creativamente. I ragazzi di oggi non sono più capaci di fare le cose con le mani. Sì, grazie. Quando mai hanno tempo per pensare a un sogno? Da realizzare, se noi lo riempiamo di sogni già realizzati, breakdance, corso di breakdance. Aquilone, aquilone, a lei. Ogni cosa che gli salta in mente noi riempiamo subito, no? C'è mai la possibilità di mettersi alla prova, di avere il problema di dire, non lo so fare. E come posso fare per imparare a farla questa cosa? Niente, arriva il genitore, beh, non crucciarti. Io ho finito, Faccio la sintesi. Educare cose del cuore basta voler bene ai ragazzi per educarli, mica vero. Voler bene a un ragazzo è una condizione non sufficiente. Come faccio a educare un ragazzo antipatico? Cos'è? Ineducabile? Se l'educazione è cosa del cuore, allora gli antipatici non sono educabili. Troppo comodo. L'educazione si è sempre fatta in quel modo lì, eccetera. Ciò che ci ha educati appartiene per un verso a un mondo e a un tempo che non sono più, sono il nostro tempo, di quando noi avevamo 15, 20, dipende dall'età, no? Chi intende ripetere l'educazione ricevuta parla una lingua vecchia, muffa, almeno di qualche decennio, dunque non può educare nessuno. 3. Per educare bisogna trasmettere solidi valori. Un valore si trasmette perché la parola nasce da un'esperienza. Se c'è dietro un'esperienza, allora le parole possono essere importanti, se no rimangono parole e ciao. L'esempio di questi giorni è terribile se ci pensate, no? Avremmo imparato dai nostri padri la democrazia. Uno guarda il Parlamento dice, hanno capito proprio che cos'è la democrazia, no? No, 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 lo capisci se ne fai l'esperienza però. Probabilmente la maggior parte dei, virgolette, giovani, da una parte all'altra, non mi importa, non sanno che cos'è l'esperienza, non ci sono mai dovuti confrontare col problema di chi ha ragione e chi ha torto. Talmente tanto che uno pretende di aver ragione e picchia l'altro perché non capisce che ha torto. Non c'è l'esperienza del valore della democrazia, lo si vede benissimo. Sono le parole, le hanno imparate a scuola tutti, anzi, magari i laureati, sanno benissimo, l'hanno letto, ma non ne hanno fatto mai esperienza. Dunque non la sanno trattare, dunque non la sanno trasmettere. Si educa dando l'esempio, sì, però basta capirsi su cosa vuol dire dare l'esempio, perché è una roba quotidiana, giorno per giorno, che devo davvero, avere tanta pazienza a lasciare lì. Certo che educo con l'esempio, però non posso pretendere di dire siccome io ti ho insegnato con l'esempio, desti. No, non funziona così. Troppo comodo. Nessuno educa nessuno, gli uomini si educano gli uni gli altri, tutto educa. Attenzione perché l'educazione oggi è talmente diffusa che questo è falso, è diventato falso, perché è vero che tutto educa, ma si educa soltanto attraverso certi tipi di esperienze e ci vuole anche lo zero esperienza per poterci arrivare. Importante ripetere le cose continuamente, provaci, tanto non funziona. Ecco. Adesso tocca a voi dire non sono d'accordo,
A me sembra che, oppure, va bene, ma e questo problema come lo risolviamo? Perché sennò è inutile. Intanto facciamo un applauso a Giorgio e lo ringraziamo. Lo ringraziamo per l'entusiasmo, la passione con cui comunica le cose e intanto, visto che è stato bravissimo nello stare più che nei tempi, sono solo le 10, tanto che loro pensano a qualche domanda, no, io voglio dire che ho pensato un attimino a quello che dicevi, soprattutto al punto 5, ti spiego. Ho i ragazzi che quando tengo chiuso il cortile dell'oratorio giocano a pallone nel piazzale davanti, che è quello dove gli autobus fanno manovra. E io gliel'ho detto 1000 volte che lì non bisogna giocare a pallone, perché è pericoloso, no? E allora, io sono intelligente, no? Che penso? Ho provato ad applicare il punto 7. Cioè un giorno arrivando in macchina ho provato a fargli fare esperienza cercando di investirli. Allora, non so se questo è quello che tu intendevi per far fare esperienza. Forse però ho capito un'altra cosa, che se parlo con gli educatori e cerco di creare un'alleanza trovando altri educatori che quando io non ci sono possano aprire la porta e presidiare il luogo che deve essere sorvegliato, forse è più intelligente. Questo anche per ricordarci un fatto simpatico. Credo che valga la pena sfruttare Giorgio finché è qui. Quindi se c'è qualche domanda, qualche curiosità, la cogliamo al volo. Sì, no, questa si fa la svelta a risolverla. Vediamo l'esperienza del suicidio, cioè. Se un ragazzo chiedesse voglio provare l'esperienza del suicidio, gliela facciamo fare così almeno impara. Non si può imparare tutto per esperienza. Ho detto che molti genitori, molti educatori, oggi siamo convinti che la cosa importante è riempire il tempo di esperienze, facendogli fare tutto. Come se aggiungendo cose la persona viene fuori più ricca, eccetera. Ho detto che è una palla questa, non è vera. Sono perfettamente d'accordo. L'ho detto troppo in forse ironicamente. Siamo in accordo, è la stessa cosa. Il che vuol dire allora che, semmai la domanda, se si siamo capiti, la domanda è: ma allora, se non tutte, il problema è che non è che non tutte le esperienze educano, no? Ma se io riempio il tempo di esperienze e ottengo un buco, perché questo alla fine si satura e dice basta, fatemi un attimino tranquillo, semmai allora la domanda è un'altra. Se non devo riempire il tempo di mio figlio, dei nostri figli di esperienze, perché abbiamo capito che questo li manda, non capiscono più, la domanda diventa: quali esperienze? Sono tutte uguali le esperienze che un ragazzino può fare oggi? Sì, per definizione, guai a mettersi contro gli uni contro gli altri, no? Ma ci sono dei criteri per dire che forse ci sono certe esperienze che sono più formative di altre e non dipende dal nome dell'esperienza, ma da che cosa educativamente fanno sorgere, cioè da quanta umanità, possiamo dirla così, consentono di sperimentare. Non so, c'è della gente che si impallina per i francobolli, c'è quasi più nessuno oggi, ma tempo, no?
C'è gente che smonta e rimonta i computer. Cioè, ci sono tanti modi per passare il tempo, no? Sono tutte esperienze, ma sono uguali tra di loro. Il genitore, guardando le esperienze che il figliolo può fare, potrebbe fare, perché stiamo parlando di un genitore con un bimbo ancora piccolo, no? E poi che bisogna. Guardando le esperienze, gliele farà fare di ogni. Attenzione, perché di ogni corriamo il rischio di riempirlo di esperienze, dunque creare quella situazione di secco mentale, no? Per cui una persona non ragiona più. Ma allora se io debbo tirare un attimino indietro e dire calma, alcune sì, altre no, la domanda arriva, quali? Come si fa a sapere quali sono le migliori? E allora la risposta che dobbiamo dare da pedagogisti, non c'è la ricettina, però l'indicazione è forte. Quelle esperienze che consentono di mettere alla prova la maggior parte dell'essere umano. Perché le esperienze che mettessero alla prova soltanto un pezzo di essere umano, figlieranno un pezzo di uomo e non il resto. Io posso davvero pensare che lo sport educhi, figurati, mancherebbe altro, no? Ma posso pensare che solo lo sport educa? Eccolo qui il problema. Perché mancano delle cose agli sport, per esempio, no? Bisogna inserirle nell'esperienza. Perché se ci facciamo la domanda, l'arte educa? È certo che educa, ma la domanda è, ma solo l'arte educa? Eccetera, eccetera. Però dall'altra parte non si vorrebbe correre il rischio di fargli fare un'ora di sport, un'ora di arte, pensando che tutte queste cose servano, perché allora siamo da capo. È chiaro adesso? Le esperienze sono importanti. Non posso riempire però loro il tempo di esperienza, se no non pensano più, non sono liberi, non li faccio liberare, no? E allora il problema diventa, forse ci sono esperienze che sono più importanti di altre. E chi sceglie? Il genitore. Sì. Ma certo. L'esperienza di chi passa un'estate a montare e smontare motorini, che tutti dicono, si impara un sacco di cose. Non è vero che non si impara nulla a fare una cosa del genere. Il problema è che non rimanga solo quella. Allora diventa rischiosa. Il tizio, la tizia che nel 2014 sa tutto di francobolli, ha la collezione di francobolli, quando parla con gli altri compagni e altre compagne, non lo capiscono mica, cioè uno spiantato, non va mica bene. Solo quello, mi spiego? E del resto, il paradosso è che se lo riempiamo di esperienze, questo non pensa più. Ne abbiamo fatto un cricetino, eh? Va sulla sua rotellina, continua a fare cose, fa cose, fa cose, fa cose, fa cose, non pensa, non pensa, non pensa. Ecco, abbiamo creato un essere umano che non è in grado di pensare con la sua testa, però, a furia di fare esperienza. Lì in fondo arrivi. La valletta. Io volevo chiederle una cosa, mi alzo in piedi così mi vede. Cioè l'educazione è solo una cosa che, per cui ci sono degli input che provengono dall'esterno e che vengono anche rielaborati, o io posso dire razionalmente credo che quella cosa sia giusta e quindi faccio in modo di educarmi a quella cosa? Mi permetti di aprire di più la domanda? Poi mi dici se corrisponde a quello che. Se invece vado fuori mi dici, no, un'altra cosa che avevo in mente. Perché sennò così non, temo che non si capisca, almeno la risposta che voglio dare. Se l'educazione ha anche un movimento che parte dall'educando, questa è la questione. Oppure è davvero quella cosa che parte dall'esterno, lo piglia, no? Lo intercetta, lo intercetta e non chiede nulla a lui. Perché
Ancora di più. Il movimento di riflessione della persona, ciascuno di noi quando riflette, parte, abbiamo visto, a partire da esperienze fatte che lasciano un segno. Un segno vuol dire che non è venuta invano quell'esperienza, altrimenti passa e va, non mi ha lasciato nulla. È come se non avessi fatto nulla. Mi sono divertita oggi. Ti ha lasciato un segno? Mi sono divertita. Cioè, mi ha fatto solletico? Ha lasciato un segno? No, però mi sono divertita. Ha lasciato un segno? Perché parta il movimento interiore, dunque bisogna che sia lasciato un segno, con tutti i rischi del mestiere. Perché in effetti veniamo da un tempo, e oggi possiamo permetterci di dirlo forte e chiaro, in cui l'educazione erano legnate. Legnate. E guai, signore, giusto? E guai a dire qualche cosa. Perché l'educazione doveva passare, i suoi segni in modo violento e possibilmente faticoso. Quando una cosa era violenta e faticosa tu la pigliavi ed eri capace di sopportarla, allora eri cresciuto. Una storia strana questa dell'educazione che fa mix con quella cosa che si chiama ascesi. La volontà di andare oltre se stessi, la propria individualità, per scoprire qualche cosa di più di sé, per arricchirsi. Roba d'altri tempi, eh? Oggi non va di moda. Una roba del genere, no? Allora la domanda diventa: in che modo l'educatore, chi voglia fare educazione, può far fare delle esperienze che consentano la riflessione? Quel movimento interiore che va a rileggere l'esperienza e significa, dà senso a ciò che è stato vissuto. Significa. Ci sono due cose importanti, ora abbiamo detto. La prima, bisogna che quell'esperienza un calco, un'impronta, un segno in segnare, guarda caso, sono tutti verbi maledetti dell'educazione, no? L'abbia lasciato. Se un segno è stato lasciato, allora c'è la necessità di un movimento successivo. E qui sbagliamo, per esempio, molte volte a organizzare cose di questo genere. Siamo convinti che l'importante siano quelle esperienze che lasciano un segno, punto. Cioè, facciamo fare ai ragazzi delle cose belle, pesanti, che lasciano un segno, punto. Fidando sul fatto che loro facciano la rielaborazione, ma scusa, se non sono capaci di farla, perché devono? Perché io ho imparato a farla. Sì, tu fai l'educatore, però. Loro devono imparare. Allora, forse c'è un combinato, c'è un'esperienza che deve essere fatta, ma poi scatta l'educatore che chiede conto al ragazzo o alla ragazza: cosa hai fatto? È stato bello. Questa è un'impressione, una sensazione. Che cosa ti ha lasciato? E qui, ragazzi, ogni tanto, siccome noi premiamo, tendono a raccontare palle a se stessi, anzitutto, no? Bisogna stare molto attenti, perché è facile forzarli a dire cose che non hanno in mente, soprattutto quando non le hanno in mente. E invece bisogna essere onesti e aspettare la risposta. Se non ce l'hanno, la genereranno, rimarranno col problema di ho fatto una cosa che tutti dicono importante. E io non so che cos'è questa cosa per me. Devo significarla ancora. E ci vorrà un'altra esperienza, poi un'altra ancora, un'abitudine a riflettere sulle cose che. Allora arriverà che il ragazzo comincia a dire: oh, e lì li vedi che si illuminano i ragazzi, eh? Ho scoperto che sono capace di pensare, cioè, ho scoperto che so dare significato alle mie cose. Ma sai che bello? A quel punto non li tieni più, purtroppo. Perché si permettono di pensare tutto, anche contro quello che tu gli hai insegnato che è importante. Ma questo è il prezzo da pagare dell'educazione. Si chiama libertà. Ti basta? Se non bastasse. No, mi veniva in mente, ti è piaciuto il ritiro spirituale? Hai fatto una bella esperienza, vero? Sì, dopo. Sì, Don, bellissimo, cioè, fantastico. Quando lo rifacciamo ancora? Un tempo ancora per un'ultima domanda, visto che già un po' il tempo scorre, così. Eccoli qua. Allora, in famiglia si parla spesso di questo problema di riempirli di esperienze o di lasciare del tempo libero.
Però vediamo che quando hanno il tempo libero, noi abbiamo una figlia di 10 e un maschio di 13, il tempo libero è occupato da televisione, iPod, iPad, tutto quello che c'è, insomma, tutto quello che c'è, PlayStation, console. Quindi in realtà tempo per pensare per ora non se ne ritagliano. Possiamo sperare in uno scatto o dobbiamo far sparire tutto? Dobbiamo far sparire tutto. Per che motivo i nostri figli di loro dovrebbero fare uno scatto quando intorno a loro hanno tutto ciò che gli serve per non pensare? Anzi, che li stimola a non pensare? Italia 1, no? Che più antistimola a pensare di quello. Domanda. Io so che ogni tanto i miei figli mi chiedono: cosa stai facendo? E la risposta è: sto pensando. Ah, come dire, pensi? Ogni tanto capita, è divertente sta cosa. Io ho fiducia, ed è l'unica fiducia che possiamo avere, no? Negli spazi nostri, di pensiero, di riflessione. Con mia moglie è un po' di tempo che ce lo diciamo ed è un... Sì, è una bella regoletta, ma ogni tanto dobbiamo prenderci del tempo per noi. È una favoletta che ci raccontiamo perché ci crediamo, lo sappiamo che è importante, l'abbiamo pure sperimentato. Non so se si riesce a farlo. Però i figli quest'aria la respirano. Io ho fiducia del fatto che loro quest'aria la respirano. In più, ecco, prima di tutto l'esempio, no? Il discorso di prima, no? Cioè è inutile che noi facciamo dei bei discorsi se poi dopo noi stessi non riflettiamo mai, non leggiamo mai, chiaro, no? Però quello che potrebbe essere utile per noi è chiedere conto. Domanda, adesso sono piccini, 10 anni, già è piccolo filosofo, dai, calma, no? Aspetti a 14, perché a 14 la natura ti aiuta, no? Mamma, cosa sono queste? E lì comincia il bello, no? Appunto, no? Un po' ti aiuta la natura. E voglio dire l'età stessa, no? Che pone problemi. Un po' bisogna, come dire, aiutare anche la natura. Regalare uno specchio a una ragazza è imbarazzante, eh? Ma riflettere insieme sul valore dello specchio è un'altra cosa con una ragazza. Bisogna farlo. Bisogna che i nostri figli non soltanto ricevano le nostre indicazioni, ma ogni tanto ricevono le domande. Lì potete farlo voi. Perché insegnare l'arte della domanda, insegnare a fare delle domande è un'arte micidiale. Però per poter insegnare il gusto bisogna che i figli capiscano che a noi prende gusto farci domande e non dare risposte. Che, sai, fare domande e avere risposte è facile. Ma ci sono delle questioni che noi stessi, io immagino, abbiamo irrisolte, delle domande che stanno lì. E facciamole ogni tanto ad alta voce. Per il gusto. Se i figli vedono questa cosa, imparano a conoscere gente che si fa delle domande. No, i nostri genitori sono tutti sempre risposte. Che palle! Non ti domando nulla, tanto tu la risposta la sai già. È pericoloso, che i nostri figli immagino che noi siamo portatori solo di risposte. E ingenuamente io lo capisco che un genitore voglia dare le risposte, se non gliele do io chi è che gliele dà le risposte, no? È chiaro, no? È chiaro, è comprensibile. Però per poter far sì che quella operazione del rimanere lì senza aver nulla da fare sia abitata dalle domande, forse è cominciare il tempo per voi di cominciare a fare delle domande alle quali non c'è risposta. Però facciamole. No, perché poi arrivano, eh? Perché devo vivere se poi si muore? L'ultima volta che mi sono fatto una domanda del genere, cioè avevo 15 anni, adesso sono 50 anni, non ci penso più da 30 anni a sta roba qua, no? Cioè, il genitore rischia di far figura di menta, eh? Ma come? Tu sei quello a cui io sempre tutto so, eccetera, eccetera, no? E di fronte a una roba del genere, allora non ti domando più nulla. Non sei degno di ricevere la mia domanda se non sai dare risposta alle cose più. Fate le domande, quelle che non hanno risposta, no? Cioè, ma anche, eh?
Ogni tanto è divertente fare delle domande che non trovano necessariamente risposte, giocare con le domande, far capire che siamo in ansia per problemi ai quali non sappiamo dare risposta e non sappiamo davvero dare risposta, no? Perché oggi sarebbero tutti bravi a consigliare il Presidente del Consiglio X su come tutti siamo bravi, lo sport popolare italiano. Prima c'era che tutti sapevano dare le indicazioni sulla nazionale, tutti popoli di allenatori, no? Adesso, fateci caso, l'abbiamo spostato nella politica, no? Siamo tutti capaci di risolvere i problemi dell'Italia. Se governo, basta morire che trovi uno che pone una domanda e sta zitto. E pone soltanto la domanda e intorno alla domanda si fa silenzio e tutti cominciano a pensare. No, tutti capaci di dare risposte. E i ragazzi, oh, sta cosa la bevono giorno dopo giorno, no? Che possono... Dove trovo la risposta? C'è la risposta, Wikipedia. C'è la risposta, a qualsiasi cosa. Poi vedi dei ragazzi che cadono totalmente in crisi per delle cose e tu dici, ma cosa gli è successo? No, prof, ho visto che... Ha presente quel neo che ho sulla mano? Io ho un tumore... Sei scemo? Cioè, no, l'ho visto su Wikipedia. Sono soli a farsi le domande, trovano un luogo dove avere le risposte e chi è che controlla la risposta? Nessuno. Cascano in sti casini qui ogni tanto. Così come quando scoprono le cose belle, no? Hanno vergogna a confessare di essere innamorati, no? Ma io gli ho parlato mai dei miei dubbi su queste cose? Siamo lì, no? No, perché siamo presi a fare altre cose, sono cose più importanti, no? E poi comunque la televisione gliele ha spiegate, ma poi ci sono gli amici, no? Sì. Così almeno l'ultima che ho sentito è divertentissima. La città di Sodoma è il luogo dove ci sono i Sadomaso. Dici, è vero che la S e la D gli stessi, però, una domandina, eh? Vi lascio con quest'ultima, che oggi mi ha inquietato, e credo che sarà la domanda che mi porterò presso per un annetto. Esame in università, stamane avevamo appelli. Sapete che in università ci vengono i 23 anni, i 22 anni a fare l'esame, no? Rossi, arriva sta ragazzetta, eccetera, eccetera, no? Si siede, ultimo esame, bene. In fianco alla ragazzetta, mentre veniva al tavolo, c'era un signore un po' stempiato con barba. Una presenza fra tutti questi giovani un po' strana. Però la ragazzetta è venuta e lui l'ha accompagnata. Io sono lì seduto, guardo lei, guardo lui, guardo lei, lei si accorge e dice, ragazza, è mio papà. Ah, no, mi porta fortuna. A quel punto ho guardato il padre e il padre fa... Ho riguardato la ragazza, no, mi dà un supporto. Allora io guardo il padre e gli faccio, ah, è di supporto, eh? 2014. Io c'ho un problema adesso, capite? Cioè, se i nostri figli hanno bisogno di noi fino all'ultimo esame dell'università, forse una riflessione sull'educazione sa da fare, eh? Che forse abbiamo sbagliato qualcosa e continuiamo a sbagliare qualcosa, forse sì. Allora un applauso, grazie. Allora, grazie mille di cuore a Giorgio e
questa sera abbiamo iniziato un percorso che forse non darà molte risposte, anzi forse non ne darà nessuna, però penso che qualche domanda da educatori ce la vuole porre. La prima è quella di questa sera, che forse da un'affermazione, da un'esclamazione potrebbe diventare una domanda. Andrà bene anche per loro? A quanto pare forse non è proprio così. Vi faccio una breve traccia dei prossimi incontri, a parte il prossimo che mea culpa potete tranquillamente saltare. Chiesto qua, non lo so, infatti quando qualcuno mi ha chiesto ma potevi almeno scrivere vicario, no, adoratore, che fa più bello, no? Io dico, siccome prete è meglio, dall'oratorio e dell'oratorio. Comunque niente, la prossima settimana, venerdì 7 febbraio, ragioneremo insieme, idealmente, su alcune provocazioni che anche Giorgio questa sera ci ha lasciato, no? Quali sono le risposte che la Chiesa dà all'educazione? E che senso ha che i vescovi italiani abbiano scritto lo scorso mese di marzo, quasi un anno, un documento sulla preziosità degli oratori come luogo educativo, quindi non come una presenza che si ricicla nella storia, ma forse che è chiamata a reinventarsi. Ne ragioneremo insieme, sperando in maniera altrettanto agile, anche se ho i miei dubbi. Martedì 11 invece ci interrogheremo, qui c'è una bella domanda, che è: genitori, si può fare? Qui c'è anche una parziale risposta che vuole essere anche uno spunto di incoraggiamento. Sarà con noi Ezio Aceti, uno psicologo dell'età evolutiva e formatore, che ci aiuterà a mettere anche lì in luce qualche dinamica del nostro, anzi del vostro, essere genitori. E soprattutto su quella dinamica che Giorgio ha ben illustrato prima, cioè è possibile imparare? È possibile ritornare a scuola, ritornare ad apprendere certe cose che forse una volta si passavano in maniera automatica e oggi non è più così. L'ultimo venerdì 14 febbraio, ma poi trovate questi Deplian uscendo, potete trovare tutti gli incontri sul retro, l'ultimo venerdì 14 febbraio ci interrogheremo insieme su che cosa significhi costruire significative alleanze educative. Il titolo è un po' enigmatico, ma forse in quella tavola rotonda dove vogliamo fare dialogare diverse figure educative, un genitore, un allenatore sportivo, un insegnante, un educatore professionale, attraverso la loro esperienza leggere l'esperienza anche di una comunità che, se il più possibile, riesce a fare rete, forse riesce anche nel modo migliore a rispondere alle esigenze di questo tempo. Concludiamo solo con una provocazione. Mi colpiva questa mattina, mentre oggi è San Giovanni Bosco, no? E mentre si pregava il breviario, c'è un passaggio della lettera di San Paolo ai Romani. Dice: non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Forse il ruolo dell'educatore è anche questo: rinnovare per discernere, per porsi domande, per lasciarsi interrogare. Ringraziamo ancora Giorgio, ringraziamo tutti voi e buonanotte a tutti.